La fonte di reclutamento. Essi provengono nella totalità da reparti paracadutisti, nella maggioranza dei casi direttamente dalla SMIPAR, dal 9 battaglione d'assalto, dal 5 battaglione paracadutisti alla Main, dal 12 battaglione paracadutisti Tarquinia, dal 185 gruppo artiglieria paracadutisti di Livorno. Continua poi spiegando che il direttore del SISMI prega il generale Fortunato di collaborare per la ricerca di elementi volontari qualificati da adibire compiti di istituto e da individuare in giovani appositamente selezionati in servizio di leva presso alcuni reparti della SMIPAR di Pisa, Brigata Paracadutisti Folgore e dell'Aggruppamento Lagunari. A tale scopo il direttore del SISMI chiede l'autorizzazione per il colonnello Danterigi, comandante dell'Aggruppamento Unità Difesa, a visitare detti reparti per trattare l'argomento in via riservata con i relativi comandanti. Procuratore Generale, il testo sta riferendo in relazione ad un'informativa e sta anche... Non la sento, mostrandoci documenti, non la sento bene. Quello che noi non riusciamo a cogliere ancora, sì, rispetto a questa informativa, sì, qual è l'ipotesi investigativa che si è seguita e che ci vuole essere illustrata in questa sede? Sì, ora, in realtà, ecco, forse ci verrebbe più chiaro poi capire il in senso. In realtà, Presidente, il test sta completando una serie di riferimenti che sono stati già fatti finora. L'avevamo colto, ecco. E che in questo momento assumono rilievo sostanzialmente in relazione ad un passaggio, quindi da parte mia peraltro non c'è nessuna preclusione a che venga acquisita, voglio dire, questa documentazione senza che si proceda alla sua illustrazione orale, ma questo ovviamente è una proposta che io faccio anche alle altre parti. Il profilo è questo, il profilo è che nella ricostruzione che il test ha già fatto, a un certo punto fa riferimento anche alla figura di Gioè, che da ricerche effettuate da parte nostra, ovviamente illustrate soltanto in parte finora dal dottore Di Stefano, è poi il soggetto che, morto suicida, scrive la lettera in cui, sempre in relazione a quelli che sono i profili di nostro interesse, fa riferimento a Domenico Papalia. Quindi il profilo è questo, è chiaro, voglio dire, che mi pare che sia un profilo che sia stato già ampiamente esplorato, quindi se c'è consenso da questo punto di vista possiamo acquisire la documentazione che il dottore Di Stefano sta illustrando e che fa riferimento all'archivio dell'UTIS. E per quanto mi riguarda, diciamo, questi argomenti possono essere ritenuti, diciamo, ricostruiti compiutamente. Quindi, in caso contrario, ovviamente il test sta illustrando tutti gli accertamenti che coinvolgono soggetti legati, guarda caso, proprio al reparto di cui Gioè ha fatto parte nella sua vita. Presidente, proprio a questo specifico passaggio documentale, che sono gli aspetti relativi al reclutamento 79-81 di personale prescelto fra militari paracadutisti, che è l'ultima parte dell'illustrazione su questi temi. Purtroppo sono molte pagine. Se c'è consenso le acquisiamo e per quanto mi riguarda abbiamo concluso questo tema di prova. Ora chiederemo ai difensori. Quello che volevo chiarire io era che ritenevo che il test, e ora ci viene in qualche modo chiarito dalla Procura Generale, ecco, ci desse le linee generali che hanno riguardato questa informativa e quello che si è tratto dai documenti che in parte ci ha illustrato. E dopodiché, poi se c'è da andare allo specifico, ma
serviva anche a noi per orientarci, ecco, può servire anche a noi. Cioè, ora ci sono stati chiarimenti dalla Procura Generale, però le difese su questa richiesta del Procuratore Generale, se c'è consenso, fermo restando che io non facevo una questione di relativa ad abbreviare i tempi o meno, abbiamo tutto il tempo necessario. Sì, 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 no, ma in realtà no, sì. Lo dico per tutte le altre parti, eccetera. Però volevamo capire meglio. Sotto mano, dopodiché, siccome c'è questa pagina 26 richiesta da parte della Procura Generale, i difensori, se si vogliono esprimere. Sono le pagine 26-29 della seconda nota, cioè quella del 19 novembre 2020. Se di doversi esprimere ora, devono avere tutto il tempo necessario anche, ecco, voglio dire. Sì, e poi... Sì, la seconda. Va bene, sì, non li voglio neanche. E intanto, allora comunque proseguiamo noi. Sì, io volevo chiarire, se posso, signor Presidente, soltanto la ragione per la quale stavo cercando di fare una ricostruzione che sia una ricostruzione documentale e non attraverso delle valutazioni fatte dalla Polizia Giudiziaria. Io posso anche non evidenziare tutto ciò che c'è in questo documento. Cerco di spiegare molto sinteticamente quali sono le conclusioni che fa De Rudis. In pratica lui rileva che c'è un'aliquota di assunzione che sembra del personale che abbia una certa importanza da un punto di vista di specializzazione. Questo personale viene assunto attraverso un filtro che viene fatto da quell'ufficio di controllo. Quell'ufficio di controllo che a un certo punto sarebbe stato gestito dal colonnello Guglielmo Guglielmi. Questo ufficio di controllo fa delle valutazioni in negativo, dicendo non è idoneo al servizio, e la persona viene assunta a prescindere, senza che il servizio vada a chiedere scusa, non è idoneo per quale motivo. Quindi indipendentemente da quelle che sono le considerazioni, sono considerazioni che rimangono soltanto sulla carta. O che al contrario, dove invece le considerazioni sono positive e dice sì, lo puoi assumere, non viene assunto. Quindi un primo grado di quesito che lui si pone, dice ma per quale motivo, che funzione aveva questo ufficio di controllo e sicurezza, che poi è l'ufficio controllo e sicurezza che ha rilievo perché uno di quei 15 di quel nocciolo duro che lui ritiene possa essere inserito nel contesto diciamo di quel puntino rosso che rimanda a Falange Armata. Poi l'altro interrogativo che lui si pone è quello che fa una ricostruzione sui periodi di ferie e dice questa gente è andata in località che era teatro di guerra o comunque località estera particolarmente significativa da una visione geomilitare, eppure risulta in ferie, però molta di questa gente rientra in Italia. E quando rientra in Italia dice no, mi sono fatto male al braccio perché ho chiuso la mano nello sportello o per altre ragioni che sono bene o male banali, e quindi lui ritiene che possa essere di comodo. Poi fa un'analisi anche dal punto di vista di affiliazione massonica di queste persone e rileva che diverse di queste persone risultano associate a determinate logge. E fa un'elencazione. In questo contesto poi lui richiama degli atti di una commissione parlamentare in cui viene sentito il procuratore della Repubblica Agostino Cordova, persona che sarà oggetto di una serie di attentati rivendicati dalla Falange Armata. Il procuratore Agostino Cordova dice molte volte le annotazioni che venivano fatte dalle logge venivano fatte in modo evasivo per evitare che si potesse addivenire alla certa identificazione della persona, magari omettendo, quindi il procuratore Codo diceva che queste annotazioni nei registri delle logge potevano essere evasive, mettendo soltanto
il cognome e soltanto le iniziali del nome, oppure modificando qualche lettera nella stringa del nome o del cognome, o omettendo quella che era la professione. Quindi lui fa questa serie di elencazione, spiegando che quel personale che aveva un rilievo in un contesto specialistico che era attenzionato in ambito agladio era stato assunto con delle metodiche che sembrano un attimino o più che un attimino sui generis. Andando oltre, io ho spiegato che da altri atti di indagine è emerso che una delle persone che lavorava con il colonnello Camillo Guglielmi, erroneamente chiedo scusa, ho detto prima Guglielmo Guglielmi e Camillo Guglielmi. Quindi una delle persone che lavorava con Camillo Guglielmi presso quell'ufficio avrebbe riferito a un'altra persona sentita dall'autorità giudiziaria, i cui atti sono confluiti in un altro processo, che Guglielmi faceva parte di una struttura segreta denominata Gladio. Dagli approfondimenti è stato sentito Camillo Guglielmi, e Camillo Guglielmi riferisce tra le altre cose che... Non possiamo, mi perdoni, neanche in questa forma, non possiamo introdurre contenuti dichiarativi. Chiedo scusa. Quindi non esiste una forma colloquiale all'interno del processo. Chiedo venia. L'esigenza è chiara. Scusatemi un attimo. Io non ho fatto rilievi, perché chiaramente il testo è chiaro che noi non possiamo utilizzare dichiarazioni rese da altri soggetti che il testo ci riporta, però queste dichiarazioni ce le riporta e nei limiti in cui ce le riporta, sì, per evidenziare qual è stata, sì, la loro, sì, assolutamente, la vostra, assolutamente, Presidente, ma vorrei che si seguisse conclusione. Poi se vogliamo utilizzare il dato da un punto di vista processuale dobbiamo sentire il soggetto. Ecco perché io in alcuni casi non ho detto nulla. No, ma però neanche io sono intervenuto, lei, Presidente, però vorrei che si seguisse di me, che a volte per illustrare le conclusioni che ci sono rispetto a un'indagine, una ipotesi investigativa, per un momento, certo, non si può prescindere dal dato orale acquisito, che certo, però certo, per essere processualmente neanche, lo dobbiamo introdurre neanche io sono... ecco perché io, quando è qualcosa così di sintetico che serve a noi per capire, no però ma Presidente, ma noi rispetteremo questa sua indicazione proprio perché sarà indispensabile farlo per spiegare gli elementi di riscontro che noi abbiamo trovato rispetto a determinate dichiarazioni, quindi non è questo il profilo. Però ritengo che per dare alla Corte una ricostruzione organica non si debbano introdurre degli argomenti, diciamo, sforniti di una coerenza logica e cronologica come quella che ha caratterizzato il lavoro che si deve andare ad illustrare. Quindi sono intervenuto esclusivamente perché il commissario Di Stefano, secondo me, ha percepito forse in maniera errata l'esigenza di dover dire perché sta parlando di determinate cose. E questo non è un profilo che assolutamente va illustrato così, nella misura in cui il procuratore generale farà una serie di domande ben precise, ha precisato qual è il profilo che riguarda i paracadutisti. Peraltro abbiamo ottenuto, mi pare, da tutte le difese il consenso a far entrare questa parte dell'informativa. Quindi si tratta, intanto, se diamo indicazioni precise, che io la prossima volta ovviamente produrrò materialmente, perché è inserita all'interno, diciamo, di considerazioni anche di altra natura. So perfettamente qual è la rilevanza dell'ufficio controllo e sicurezza e che cosa mi interessa portare alla vostra attenzione, però nel rispetto assoluto delle regole sulla prova dichiarativa, quindi quando il teste avrà necessità di fare riferimento a contenuti di questo tipo, indicherà gli argomenti introdotti da un determinato soggetto senza ripetere le dichiarazioni rese da quel soggetto e spiegherà quali riscontri documentali o d'altra natura noi abbiamo trovato.
che è quello che in parte stava facendo, ma stava facendo, secondo me, alterando quello che era l'ordine della deposizione, per far comprendere anche il rilievo di determinate acquisizioni. Quindi, se possiamo proseguire, dato per acquisito quel particolare passaggio dell'informativa, io, se la Corte è d'accordo, andrei a chiudere oggi su queste tematiche, chiedendo al testimone, quindi al dottore Di Stefano, di completare l'illustrazione dell'informativa nelle parti non acquisite, indicando i riscontri documentali che sono stati trovati rispetto a un tema che mi pare sia stato ampiamente sviscerato. Abbiamo avuto un piccolo guaio perché mi sono cadute tutte le carte per terra e quindi si sono spaginate. Quindi ovvi avete la... Quindi diciamo, intanto, l'alterazione dell'ordine è legata alla caduta. Procuratore Giovanni, intanto volevo dire, possiamo capire quali sono queste parti delle informative per le quali lei chiede dell'informativa l'acquisizione e c'è il consenso dei difensori, se ho capito bene, degli imputati, e non ci sono opposizioni da parte degli altri difensori? Però noi dovremmo averle per valutare, non è che ci sia il consenso delle parti sull'acquisibilità o meno. Allora, di questa informativa, signor procuratore, se mi dà l'allegato 11 dell'informativa 2, stiamo parlando, diceva dottore, è l'allegato 11 dell'informativa del 16-11. Ce l'ho qui indicato, sì. Allegato 11, quindi informativa del 16 novembre 2021, che nella parte discorsiva è contenuto tra le pagine 26-49, che fornirò ovviamente poi. Sì, però nella parte discorsiva c'è uno stralcio, mentre l'allegato 11 è più compendia tutto il documento. Ovviamente. Sì, c'è il consenso, Presidente. Avvocato, sì. Cortesemente, che non riesco a sentire, si abbassa un po' la mascherina. Va bene. Per la difesa Graviano c'è il consenso ad acquisire questa parte da pagina 26-49, salvo eventuali domande poi a chiarimento. Certamente. Stessa cosa per la difesa Filippone, c'è il consenso all'acquisizione di questa parte. Va bene. No, è l'allegato 11. Quindi, procuratore generale, vorrei capire questo, è un'informativa che non è tra quegli atti che ci ha già versato lei? No, è un'informativa messa a disposizione delle parti, Presidente. Quella stamattina, qui in udienza? No, è quella già riversata quindi, a dicembre, esatto, fa parte già della vostra ordinanza. È tra quelle, va bene, sì. Per le quali c'è comunque la riserva nostra, è stata messa a disposizione delle parti perché avessero contezza per l'esame del test. Esattamente. Va bene, comunque precisiamo i dati dell'informativa perché ci devono risultare a verbale, né? Sì, 49. Va bene. 49, ma comunque tutto l'allegato 11 verrà prodotto. Vabbè, proseguiamo. Se e allora, dottore Di Stefano, lei stava precisando quelli che è il rilievo dell'ufficio controllo e sicurezza e quello che è il ruolo del colonnello Guglielmi. Ora io gli chiedo ovviamente di completare i riferimenti che lei stava già facendo e soprattutto di indicare la documentazione a riscontro che noi siamo riusciti a trovare e dove questa documentazione è stata rinvenuta. Sì. No, è sempre quella. Sì, una è. Il consenso è stato prestato soltanto sull'allegato 11 all'informativa 16 novembre 2021. No, quella ancora non è stata illustrata. Cioè, il consenso vuol dire a trattarla oggi, ma non l'abbiamo ancora trattata. Ma quali? Se la precisiamo. No, quella è un'informativa nuova, ulteriore, depositata stamattina. Possiamo precisarla così, la verbalità. Sì.
e i riferimenti alla banda della Magliana e ai rapporti con l'Andrangheta. Qui consento all'illustrazione ma non all'acquisizione. Innanzitutto, il riferimento che io stavo facendo alle dichiarazioni del paracadutista Ravasio sono desunte dalla sentenza, ordinanza del processo Italicus bis, e riguardano le dichiarazioni che sono state rese da Bettini Emanuele al Pubblico Ministero di Roma in data 18 febbraio del 1992 e che riguardano il Guglielmi di cui ho detto. L'altro riferimento che stavo facendo attiene a una dichiarazione che poi il Guglielmi avrebbe reso, che avrebbe reso prima delle dichiarazioni del Bettini il 4 gennaio del 1990, il 16 maggio del 1991. Poi Guglielmi sarebbe morto il 4 gennaio del 92 e il 18 febbraio 92 sarebbero avvenute le dichiarazioni di Bettini, poi confluite nel processo dell'Italicus bis. Quindi era questa la ragione per la quale stavo cercando di dare un minimo di sintesi di quelli che erano i contenuti dichiarativi. Ciò non di meno, mettendo da parte quello che è il contenuto della sentenza Italicus bis, dove si fa riferimento a questa possibile struttura Gladio, le modalità di accesso al servizio militare in modo, per così dire, sui generis, sono state riscontrate da noi nel corso delle indagini anche attraverso le testimonianze delle stesse persone che sono state assunte per le esigenze della settima divisione del SISMI. Se mi è consentito, soltanto ai fini di dare riscontro a quelle che sono le risultanze che ho annotato, indicherei chi sono i soggetti che abbiamo sentito in relazione ai temi che ci hanno dato conferma che le assunzioni avvenivano in modo del tutto anomalo. Quindi il reclutamento anomalo viene ricostruito sulla base di apporti dichiarativi. Sì. Bene. Allora indichiamo chi ha fornito questo apporto dichiarativo e poi valuteremo se è un tema che assume rilevanza oppure no. Allora, Paolo Inzerilli riferisce di essere transitato al SISMI perché era un No, IP. Non ci deve dire, allora forse non... Non ho capito, anche stanco. Allora le mie esigenze, cioè, si vanificano. Le ho fatto una domanda, le ho detto: il reclutamento anomalo è acquisito attraverso apporti dichiarativi. Di chi? Punto. I soggetti che hanno dato questo apporto dichiarativo. Perfetto. Allora, Paolo Inzerilli, Paolo Fornaro, Francesco Crescenzo, indica, Letterio Russo e Antonio Risitano. Basta? Sì, poi abbiamo ulteriormente riscontrato delle... Quindi ha detto Inzerilli, Fornaro, Crescenzo. Fornaro, Crescenzo, Russo, Risitano. E Risitano. A me risulta anche una tale Licausi. No, la Licausi è riferita a un'altra questione, non alle modalità di assunzione. Vabbè. Se non semplicemente al fatto che poi lei è transitata nel servizio dopo la morte del padre. Però i riferimenti sono altri che erano di nostro interesse. Va bene. Proseguiamo. Poi in questo contesto... Scusi, questa è la parte che lei in qualche modo ricollega a quella parte di documentazione che ci ha illustrato
mostrando le slide in cui si dice che era necessario reclutare anche personale che non fosse uno stinco di santo, ha una connessione con quel tipo di passaggio o stiamo parlando, diciamo, di altri profili? No, stiamo parlando dei profili in cui, a prescindere dalla possibile idoneità o meno, sì, avvenivano effettuate delle assunzioni. Potevano essere per ragioni di conoscenza diretta, perché era l'amico dell'amico o perché aveva degli interessi politici particolari, ma non per un profilo professionale effettivamente idoneo a quel tipo di attività di intelligence. E in questi termini. Però rilievo il discorso che lei ha introdotto su Daniela Ligausi in relazione a un altro approfondimento che io ho accennato, è riguardante la morte del padre. Da una serie di... Mi pare di comprendere che lei su Vincenzo Ligausi si sofferma anche in relazione a profili che riguardano Reggio Calabria. Siamo partiti da Vincenzo Ligausi identificandolo a Reggio Calabria e da quel momento in poi abbiamo esplorato più compiutamente quelli che erano gli aspetti che riguardavano Vincenzo Ligausi. Benissimo. Ripeto nuovamente il discorso di Reggio Calabria. Dall'incrocio dello SCA siamo arrivati a trovare dai 16 del gruppo dell'elenco fornito da Fulci ad altre 5 persone. Tra queste 5 persone c'era Vincenzo Ligausi. Vincenzo Ligausi viene identificato al Miramare di Reggio Calabria 48 ore prima della ufficializzazione della Lega Sud Italia con presidente Giuseppe Schirinzi. Ho parlato diffusamente di Giuseppe Schirinzi, ne parlerò ancora nelle successive deposizioni. Ho spiegato che Ligausi, subito dopo le bombe del 1900, del luglio del 93, viene trasferito a un'altra sezione, dalla settima, e viene trasferito assieme ad altre persone che facevano parte del gruppo dei 16. E il giorno successivo ancora viene mandato in missione in Somalia. Sarebbe dovuto rientrare in Italia nel mese di novembre, per diverse volte gli era stato posticipato il rientro, fino a che viene ucciso. Dalla ricostruzione che noi facciamo complessivamente, anche prendendo in considerazione quelle che sono le fonti OSINT, quindi prendendo quelle che sulla vicenda di Causi sono emerse sia da internet sia da approfondimenti di studio fatti da giornalisti investigativi che hanno curato quella tematica, in modo particolare Massimiliano Giantantoni, che ha scritto un testo dedicato proprio alla morte di Ligausi, abbiamo approfondito altri temi che riguardano per un verso le modalità della morte, il fatto che Ligausi fosse in assoluta apprensione subito prima della partenza per andare in Somalia, sul fatto che la sua pistola personale di punto in bianco sarebbe sparita, al fatto che immediatamente dopo la morte per lungo periodo una persona del servizio sarebbe stata a casa sua con i parenti per curare tutte le vicende, le necessità burocratiche della famiglia, pur non essendo una persona di famiglia, e altre questioni. E per poter esplorare più in dettaglio quello che sto dicendo, devo necessariamente poter fare riferimento alle testimonianze che sono state acquisite, e in modo particolare quella di Daniela Ligausi e quella di Francesco Crescenzo, se mi è consentito. Dottore Di Stefano, dipende in che termini. Noi non possiamo introdurre quello che ci ha detto Daniela Ligausi. No, infatti non intendo dire questo. Io intendo soltanto dire, che a seguito di una serie di indicazioni che ci provenivano anche attraverso le fonti aperte, noi abbiamo ricostruito la vicenda che riguardava la pistola di Vincenzo Ligausi. Beh.
pistola che in buona sostanza abbiamo successivamente rinvenuto nella disponibilità di Crescenzo, persona che per diverso tempo è rimasta a disposizione della famiglia di Causi dopo la morte del marito, pistola che successivamente abbiamo documentato è stata distrutta consegnandola al sistema di smaltimento che viene previsto dalle forze militari delle armi che sono in disuso. Quindi abbiamo rilevato che quest'arma è stata rilevata dalla famiglia di Causi verso Crescenzo e a distanza di alcuni anni poi Crescenzo si è disfatto di questa pistola distruggendola. Crescenzo era il segretario particolare dell'ammiraglio Fulvio Martini. Bene. Questo è quanto. Altra questione che non è in fase di approfondimento riguarda invece le ragioni della morte di Ligausi, perché secondo alcune... Mi perdoni. Mi dica, dottore. Che cosa vuol dire questione in fase di approfondimento? Mi scusi, non la sento. Cosa vuol dire questione in fase di approfondimento? Noi qui dobbiamo illustrare soltanto questioni approfondite. Perché io ho davanti una nota informativa che ho introdotto all'attenzione delle altre parti e quindi della Corte, e mi interessa ricostruire quello che nella nota informativa c'è scritto. Allora, argomento chiuso. Va bene. Sono chiaro? Chiaro, chiaro. Che mi pare di averlo detto più volte, in forme diverse. Va illustrato il contenuto di quello che lei ha fatto, non di quello che si sta facendo. Da parte di un altro ufficio. Forza, completiamo l'esposizione odierna sui temi che ha già introdotto. Allora, io mi stavo semplicemente riferendo, con questo non voglio contraddirla, ma solo chiarire quello che stavo dicendo. Nella nota che è stata depositata, lei ha inserito il nome di Daniela Di Causi, era stato scritto figlia del decuius Vincenzo. Prima era stata assunta presso i servizi, in un secondo momento, quando la sua curiosità sulla morte del padre è divenuta sempre più insistente, allontanata a quanto pare dall'agenzia. Quindi stavo soltanto facendo riferimento a questa particolare esigenza senza fare riferimento alla... Io vorrei che fosse chiaro che se io ho particolari esigenze faccio delle domande specifiche. D'accordo, ma era solo per dire, non stavo andando fuori tema, stavo soltanto indicando questo. Ci ho detto, c'è un profilo di cui lei ha parlato e vorrei che si ripartisse da questo profilo, anche indicando le acquisizioni. Non se ne abbia male, però sono anche io stanco, quindi mi metta in condizione di capire cosa sto facendo, perché altrimenti diventa complicato. Se è un stanco, argomento delicato, dice, devo stare attento a cosa dico. Siamo stanchi tutti, però la prego di ascoltare quello che io le chiedo. E io lo faccio, mi dica. Ha illustrato più volte il rilievo dei contenuti tratti dalla sentenza Italicus bis e ha indicato una serie di circostanze che mi interessano, in maniera specifica, perché riferibili a questo territorio, che hanno a che fare con Bon Giovanni Ivano. Qual è l'aspetto che vorrei lei precisasse? Il riferimento al documento Motta Carlo, in possesso di Polimeni Cosimo, legato da vincoli di parentela con la cosca De Stefano, con la famiglia De Stefano. Da che cosa è tratto? Allora, ne ho già parlato e ne riparlo ancora.
ho già indicato più volte che da una relazione di servizio di un appartenente alla scuola mobile di Reggio Calabria, di cui vorrei il nome e cognome, si chiama Giuseppe Nicolosi. Sì, ma è una relazione di servizio che può essere parificata ad un verbale di dichiarazioni, o è una relazione di servizio che si riferisce ad altre operazioni svolte? No, è una relazione di servizio che il collega aveva conservato agli atti e che è stata acquisita dall'ufficio con una assunzione di informazioni soltanto relativa al fatto che lui avesse redatto questa relazione che ha ritenuto potesse essere di interesse ai nostri atti. Benissimo. In che occasione Nicolosi ha portato alla nostra attenzione l'esistenza di questa relazione di servizio? Allora, Nicolosi ha portato alla nostra attenzione la relazione di servizio perché da persona molto attenta ha seguito tutto il processo di primo grado di 'ndrangheta stragista e si è reso conto che ci potevano essere collegamenti con il procedimento Italicus bis. Lui in data 11 febbraio del 1990, nel corso di un'attività che stava svolgendo per altre ragioni, sì, aveva redatto una relazione di servizio. Benissimo, benissimo, dottor Di Stefano, si fermi un attimo. C'è consenso ad acquisire questa relazione di servizio? Pagina 58 dell'informativa che ho indicato prima. Mi rivolgo alle altre parti perché oggi faccio fatica. Ci dice l'allegato, per favore, se ce l'ha, dovrebbe essere l'allegato 20. Aspetti che vediamo. Sì. Sì, quindi c'è consenso. E allora? Consenso, lo dovete esprimere al microfono, deve risultare questo consenso. Sì, c'è il consenso per la difesa. Da parte dei difensori, degli imputati, e gli altri difensori delle parti civili non hanno nulla da obiettare. E comunque prestano anche loro il consenso. Sì, anche per le parti civili c'è il consenso, Presidente. E allora riservo anche la produzione materiale per il cancelliere di questa relazione di servizio. Quindi in questa relazione di servizio che cosa c'è scritto? Che contenuto ha? In buona sostanza, nel corso di una perquisizione effettuata presso l'abitazione di Colimeni Cosimo, classe 1957, congiunto di De Stefano Paolo, De Stefano Giorgio, De Stefano Orazio e De Stefano Giovanni, era stato rinvenuto un passaporto intestato a tale Motta Carlo. Successivamente il collega si è reso conto che la fotografia apposta su questo passaporto era la fotografia di Bon Giovanni Vano. La data in cui è stata effettuata questa perquisizione è la data del 29 maggio del 1984. La data del 1984, il 29 maggio del 1984, è il giorno successivo alla strage di Brescia. Il 4 agosto del 1974 vi sarebbe stato poi la strage dell'Italicus. Il processo Italicus bis è stato incardinato a carico di Bon Giovanni Vano più altri. E agli atti anche del processo di Brescia vi erano riferimenti al fatto che anche Bon Giovanni Vano potesse essere cointeressato a quei fatti. Erroneamente nell'informativa è riportato alla pagina 61 un dato sbagliato sul fatto che la data sia che si parlava del sequestro Vincenzo Diano, un refuso di stampa che non va preso in considerazione. Ho capito. Senta, lei è in grado di dirmi se in relazione
al rinvenimento del passaporto, quindi nel 1984 il Polimeni fu tratto in arresto? Sì, fu tratto in arresto per, proprio per la questione relativa al passaporto falso. Avete rinvenuto gli atti relativi all'arresto? No, non li abbiamo rinvenuti. Quindi che sia stato tratto in arresto da che cosa si ricava, si deduce? Lo ricaviamo dalla stessa relazione di servizio. Va bene. Un altro profilo certamente rilevante, al quale potremmo anche ricollegare quell'attualizzazione dei rapporti tra 'Ndrangheta e Banda della Magliana, è quello che riguarda a questo punto gli eventuali legami tra il Bon Giovanni, e quindi il soggetto che lei ha collegato a Polimeni e De Stefano, e appartenenti alla Banda della Magliana. Allora, sempre proseguendo dalla sentenza ordinanza di Bologna numero 1329/84 RGGI, viene testualmente riportato a carico del Bon Giovanni che sarebbe stato interessato a intorbidire le risultanze di ben 4 istruttorie: quella di Brescia, strage di Piazza della Loggia, quella di Teramo, attentato a Silvi Marina, nonché le 2 concernenti le stragi di Bologna e Delicata, Ligus. Va inoltre rimarcato il fatto che Ivano Bongiovanni è stato in contatto per ragioni di natura criminale con la Banda della Magliana. Egli stesso afferma di aver conosciuto e frequentato Enrico Nicoletti e Bergamelli e di essere stato anche ammesso a cene organizzate da costoro, cui in un'occasione prese parte anche il noto giornalista Mino Pecorelli, direttore di una pubblicazione denominata OP, legata da ambigui rapporti alla P2 e ai servizi segreti, e più tardi assassinato. Il collegamento fra Bon Giovanni e la Banda della Magliana è di estrema importanza per comprendere le reali motivazioni della sua attività tesa a screditare le indagini, in quanto la Banda della Magliana è il serbatoio da cui sono stati tratti uomini utilizzati per alcune fra le più torbide attività di depistaggio, quali Guglielmo Sinibaldi e Massimo Carminati. Da altre attività abbiamo rilevato che vi erano rapporti tra Nicoletti Enrico e Vincenzo Cafari. Vincenzo Cafari. Da una scheda biografica relativa ad Enzo Cafari, che si trova agli atti del mio ufficio, è indicato che relativamente al Cabassi è da rilevare il suo coinvolgimento in vicende quali il caso Calvi ed il fallimento della Ferco Ferroviaria Costruzioni, ceduta dallo stesso al Bonetti. Nelle suddette operazioni economiche particolare importanza rivestì l'avvocato Giuseppe Calì, considerato consulente finanziario del Cabassi. È rilevante il fatto che il nominativo di Calì fu riscontrato sulle agende telefoniche del Cafari, di Ludovico Ligato e di Renato D'Andria. Dall'analisi della documentazione acquisita si evidenziò che il Cafari, per far fronte alle necessità finanziarie relative all'operazione, chiese una somma di denaro a tale Mario Chiappini, che cedette alcuni libretti al portatore per un valore di 2 miliardi, in custodia al notaio Michele Di Ciommo. Il Di Ciommo fu oggetto di attività investigative da parte della Criminalpol sul conto del finanziere Luciano Sgarlata e sulla società OTC, fallita con un buco da 60 miliardi, nonostante gli sforzi fatti da numerosi personaggi per salvarla. Le indagini... Questa relazione di servizio è tratta da quale operazione? Mi scusi? Questa è una scheda, biografica all'interno, sì, questa è una scheda all'interno dell'operazione Olimpia. Operazione Olimpia. Le indagini accertarono un preciso collegamento tra Di Ciommo ed Enrico Nicoletti, noto pregiudicato operante nella capitale.
Proprio la citata Operazione Prato, nella quale Cafari intervenne direttamente, fornì un decisivo elemento di collegamento tra le attività di detti personaggi, soprattutto con Michele Di Ciommo e con il Nicoletti. Infatti la Criminal Pool di Roma e di Firenze accertò che la società Etruria 2000, proprietaria dell'omonimo albergo di Prato, fu acquistata dalla società Mancini Lavori di Roma. È indicativo il fatto che quale unico nuovo proprietario si presentò proprio Enrico Nicoletti. Contatti del Cafari con gli ambienti criminosi riconducibili a Nicoletti furono casualmente evidenziati anche nel corso dell'attività investigativa svolta dalla questura di Reggio Calabria a seguito del sequestro di Tiano Vincenzo. Va bene. Ultimo punto che è rilevante. Al centro di detta organizzazione era posto il già citato Alvaro Giardilli, la cui attività criminale oscillava tra denunce per reati comuni e contatti con personaggi dello spessore di Francesco Pazienza. Ulteriori accuse formate nei confronti del Giardilli riguardano la sua intermediazione con esponenti della camorra napoletana, quali Vincenzo Casillo. Vincenzo Casillo sarebbe stato l'esecutore materiale dell'omicidio Calvi a Londra e Vincenzo Casillo sarebbe poi morto in un attentato di Damitardo nei pressi della sede del raggruppamento unità di difesa di via Pineta Sacchetti a Roma il 29 gennaio del 1983. Senza il Pazienza di cui lei ha appena parlato e il Pazienza di cui trovo traccia nella relazione del Comitato Parlamentare sui servizi che lei ha già utilizzato oggi varie volte, quindi stiamo parlando quella del 90, dal documento trasmesso il 6 aprile 95 ai Presidenti di Camera e Senato, in cui al punto 43 si dice il super sismi e l'attività di Francesco Pazienza. Se si parla di super sismi non ho motivo di dire che non sia lui, sicuramente è lui. Quanto trovo un attimo il documento. Pagina 63 di quella relazione. Sì, ma io ho bisogno di saperlo con certezza che sia lui. Mi dia un attimo di tempo. Generale, forse se c'è lei il documento lo può consultare il testo, perché è comprensibile che forse in questo momento non lo... Sì, se ha difficoltà a trovarla sicuramente sì. No, perché mi sono rovute le carte a terra, quindi... No, va bene, non ci sono problemi. Sì, confermo. Va bene, basta questo perché poi chiederemo l'acquisizione di quella relazione. Effettivamente sono più di 4 ore che lei sta deponendo, quindi se riteniamo, tra l'altro sono le 4:30 come avevo indicato. No, più che altro è... Se volete possiamo anche chiudere qua. No, più che altro poi credo che sia il problema dei documenti che si sono... Necessità di poco tempo per concludere. Io lo dico a voi. Per me possiamo concludere. Mi rendo conto che il testo è pure stanco. Volevo soltanto... È una deposizione che è abbastanza complessa. Anche qui fornendo io i documenti che servono, ma perché davvero siamo all'ultima pagina, quindi... Che il dottore Di Stefano a questo punto ci spiegasse sulla base di quali acquisizioni... Siamo in grado di attualizzare i rapporti tra famiglia De Stefano e banda della Magliana, o meglio, esponenti della banda della Magliana. Datemi il tempo di recuperare quella informativa perché mi è caduta. Eccola qua.
vorrei ovviamente che lei arrivasse a queste indicazioni tornando solo per un attimo. Anche questa gliela posso fornire io, capisco che quando cadono i documenti il problema diventa serio. All'informativa che lei stava illustrando prima, nella parte in cui lei indica il summit presso il ristorante Il Fungo del 18 ottobre 75. Quindi chi era presente? Perché mi pare che questa fosse una domanda che le avevo posto anche la volta scorsa. Sì, le avevo risposto, rispondo nuovamente. Chi era presente? E soprattutto l'attualizzazione oggi quali soggetti riguarda? Oggi, insomma, oggi non tanto, circa 10 anni fa. Allora, l'avevo già detto all'inizio della deposizione, lo ripeto. Allora, erano presenti Saverio Pammolidi, Giuseppe Piromalli, Paolo De Stefano, Pasquale Condello, Giuseppe Nardi, Mario Vitale, Urbani Gianfranco. Avevo fatto riferimento come? Come? Mi scusi, quelli della banda della Magliana. Giuseppe Nardi, Mario sì. Vitale e Urbani Gianfranco. Oh, avevo fatto ha le generalità complete di questi soggetti? Qui non le ho. No. Qui. Se è possibile integreremo su questo passaggio perché vorrei evitare omonimie. Bene, prego. Sì, allora avevo anche precisato che in questo contesto era stata riscontrata un'intercettazione delle telefonate tra Gianfranco Urbani e altri soggetti, da lì rilevando la presenza di contatti telefonici anche con Angelo La Barbera e con Cortese Carmelo. Avevo poi spiegato che sul posto De Stefano, Piromalli, Nardi e il Condello erano arrivati con un'autovettura Mercedes che era di proprietà della RAF di Carmelo Cortese. Sì. Ho poi precisato che dagli atti della nona legislatura avevamo rinvenuto una perquisizione effettuata alla scuola mobile di Catanzaro il 28/2/77, dove erano stati sequestrati nell'abitazione del Cortese documenti riguardanti la costituzione della e documenti riguardanti alcune logge e la loggia P2 in particolare. La squadra mobile di Catanzaro era andata a casa del Cortese al fine di rintracciare Giorgio De Stefano e Cortese aveva indicato che Giorgio De Stefano collaborava con la sua azienda. Avevo poi detto che vi sarebbe stata una attualità dei rapporti del Giuseppe Nardi presente in quella riunione, che sono stati riscontrati in epoca più recente e in modo particolare nell'anno 2009 a seguito di intercettazioni telefoniche che sono state effettuate dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Ci dia ovviamente gli estremi, se cita dei progressivi, ci dia gli estremi delle intercettazioni che richiama. Allora, il procedimento è 34-35 del 2008. Il 34-35-08, il RIT 8509, emesso in data 15 gennaio 2009, e l'intercettazione è stata effettuata sull'utenza 0965-27-840. Intestato allo studio legale dell'avvocato Emilio Tommasini e Paolo.